meditare è amarsi ogni giorno di più. Meditare è la svolta nella vita. Perché vedi, se tu mediti ogni giorno, se tu ogni giorno scegli consapevolmente di dedicare del tempo a te stesso, tu di fatto stai scegliendo consapevolmente di amarti. Noi lo facciamo in tanti modi, prendendoci cura di noi, mangiando, dormendo, facendo attività che ci piacciono, credendo nei nostri sogni, ma l'atto di meditare è proprio l'atto nel quale io mi fermo, chiudo gli occhi, porto l'attenzione al respiro e mi ascolto. È l'atto di prestare attenzione a noi stessi. Quando amiamo qualcuno, cosa facciamo? È portare attenzione a quella persona, ai piccoli dettagli, alle piccole sfumature. È essere con lei, presenti. Questo è amare l'altro. E naturalmente sentiamo, quando ciò avviene, un senso d'amore che ci pervade. Quando guardiamo l'altro negli occhi e rimaniamo lì a guardarlo, quello che sentiamo è amore. Allora, meditare è amare noi stessi e guardarci negli occhi e guardare nell'anima, guardare nel profondo di ciò che accade dentro di noi. E non è solo questo, è anche un percorso di apprendimento, è una via di crescita. È una via che ci permette di guardare sempre più in profondità nello specchio della nostra anima. Meditando ogni giorno, noi educhiamo la nostra mente, cambiamo la struttura neuronale del nostro cervello affinché esso sia sempre più in grado di essere presente e di non essere vittima di tutto quel vortice, di quelle turbolenze fatte di pensieri rispetto al passato, rispetto al futuro, di preoccupazioni, di angosce, o quelle sensazioni, quell'irrequietezza, quella sonnolenza. Ecco, praticando ogni giorno, noi costruiamo delle solide basi dentro di noi che ci permettono di accedere a noi stessi, di aprire un canale di comunicazione profondo, reale, vero, verso noi stessi. Questo è meditare. Per cui, ecco, il suggerimento che vorrei darti è questo: medita, fallo ogni giorno, fallo con costanza, fallo con determinazione, fallo con fiducia nel fatto che più mediterai, più riuscirai, giorno per giorno, sempre più a stare nel presente. Più mediterai, più riuscirai, giorno per giorno, a ricordare ciò che ti accade. Più mediterai, più riuscirai, giorno per giorno, a essere in grado di affrontare gli eventi della vita con lucidità, con serenità, con equanimità, con tranquillità. Più mediterai, più giorno per giorno ti sentirai in contatto con te stesso. Più mediterai, più ti sentirai in contatto con gli altri. Perché vedi, la meditazione fa questo. La meditazione ci aiuta ad entrare sempre più in contatto con ciò che noi realmente siamo. Ci aiuta a conoscere noi stessi. E più conosciamo noi stessi, più ci rendiamo conto di essere parte di tutto questo grande sistema che è la vita, che è la natura, che è la creazione che ci circonda. E lo sentiamo, non sono parole vane, non sono ipotesi, non sono congetture o intellettualismi di poco conto, è sentire, è essere.
più mediti, più puoi sentire questa connessione profonda con tutto ciò che ti circonda. E quindi ti sentirai, continuando a praticare, sempre più in contatto anche con gli altri, ma semplicemente perché sarai lì, sarai in grado di osservarli, sarai in grado di vederli, sarai in grado di percepirli con sempre più attenzione per ciò che essi sono. Più conoscerai te stesso, più conoscerai il mondo. E allora ecco, davvero, se ancora non hai iniziato, inizia subito a praticare. Nel mio sito troverai tantissimi tutorial, tantissimi video, c'è un corso online gratuito per iniziare subito a praticare. Fallo, inizia, non perdere tempo, perché vedi, questa è una di quelle vie che, se portate avanti per tutta la vita, continueranno a dare frutto, continueranno a dare forza, continueranno a dare energia, sempre di più. Per cui davvero, questo è il più grande e migliore augurio che mi sento di poterti fare, quello di imparare a meditare, perché più lo farai, più davvero testimonierai un vero e reale amore per te stesso.